Radio Italia anni 60 presenta Container. Conduce in studio Maurizio Martinelli. Mercoledì 28 di novembre 2018, buongiorno e bentrovati amici di Radio Italia anni 60. Intanto ecco qui, mi inquadro da solo, me la canto e me la suono, come si dice. Ma insomma, oggi facciamo una cosa, stravolgiamo il palinsesto di Container, perché c'è una bellissima donna dall'altra parte che saluto. Buongiorno intanto a Pamela D'Amico. Buongiorno a te, buongiorno a tutti voi in ascolto. Come stai? Ma molto bene, benissimo. Ah, qui fantastico. Mi sento proprio a casa. Ho sentito delle cose meravigliose. Io intanto ne faccio ascoltare un brano, un pezzettino proprio tanto per, come si dice, no? Il caffè. Ok? Intanto partiamo con il caffè. Eccola qua. Vai. Sentite che bello. Se te olhar eu vi a vida, o teu coração não tem uma saída, o modo amor e posso até volar com meu gabbiano libero. Sente, nasceu assim. Quando ela cai no chão, pode ver o amor na mão. É tempo para viver. O amor é liberdade, liberdade é solidão, solidão, solidão. A gaivota voa no céu, sofre uma vida de dor. Necessidade voar, mas precisa de amor. Você não pôde negar o voo de uma gaivota. Ela nasceu para voar com as asas cortadas. Não esquece como sente, nasceu assim. Quando ela cai no chão, pode ver o amor na mão. É tempo para viver. O amor é liberdade, liberdade é solidão, solidão. A gaivota voa no céu, sofre uma vida de dor. Necessidade voar, mas precisa de amor. Necessidade voar, mas precisa de amor. Meraviglia, ragazzi, non si può partire, cioè, meglio di così la giornata non può partire. Non lo so, fate voi, io sono innamorato di questa ragazza che risponde a nome già di Pamela D'Amico. Sì, ma guarda, a me basta poco, a me basta poco. meno Pamela, male, cioè, che bello. Ma è fantastico, non lo so, wow. Si sente proprio la gioia, anche la tristezza per certi versi. Esatto, c'è tutto dentro, c'è tutto dentro. Questo brano l'ho scritto quando stavo in Brasile, sì, e parla proprio della una gaivota e un gabbiano, quindi proprio la libertà. Che però anche un po' solitudine, no? Perché chi vola alto, certo, e poi è solo, anche abbiamo voluto raccontare un po' la saudade brasiliana. Saudade, senti, tu sei italo-brasiliano? Sì, sì, mia nonna è brasiliana. Tua nonna è brasiliana? Amai da minha mãe. Ah, ecco, ok, non puoi parlare così perché mi fai venire proprio la voglia di staccare, di partire e via. Anche perché lì in questo andiamo momento, insomma, sì, sta arrivando il caldo, no? La stagione più o meno, no? Sì, proprio al contrario nostro. Qui sì, noi iniziamo il periodo peggiore dell'anno, come e là inizia, io, diciamo, la primavera, estate. Sì, il caldo e no, c'ho un po' di amici che sono partiti e sono andati in Brasile, tanto per, e poi sono rimasti lì praticamente, cioè hanno lasciato tutto, sono rimasti lì. Infatti, quindi, quando noi andremo non torneremo più. Ma infatti, è meglio che non ci vado, perché rischio veramente. Ma noi abbiamo bisogno di te qui, quindi. Sì, sì, no, ma più che altro è la musica proprio che mi affascina in una maniera incredibile. Cioè sì, questo
modo di suonare, cioè, Jobin insegna, tra l'altro. E poi tu sei un musicista, quindi chi meglio di te? No, ma soprattutto una cosa importante, è un po' come il nostro sud, lì tutti suonano, cantano, cioè è una cosa che hanno proprio nel sangue, c'è poco da fare. Io difficilmente ho incontrato dei brasiliani che non sapevano A, ballare, B, suonare, C, cantare. Non lo so, cioè, proprio nascono così. Ce l'abbiamo dentro, c'è poco da fare, sì. Senti, Pomela, tu praticamente il... quando è stato che sei stata all'auditorium? No, ci dovrei essere. Siamo stati sabato scorso. Al 25? Sì, ah, ecco perché fa. Me lo son perso. Fresco, fresco. Sai perché me lo son perso? Perché ero a Napoli, sempre per la stessa cosa riguardante appunto la violenza sulle donne. Giornata straordinaria. Com'è andato a questo punto? Beh, è stata una giornata bellissima organizzata dal Sovrano Ordine di Malta, che voglio ringraziare, sì, soprattutto nella persona di Riccardo Mastrangeli, che ha creduto in me e mi ha voluta fortemente sul palco a dare voce alle donne, insieme alla madrina d'eccezione della serata Maria Grazia Cucinotta, con la conduzione di Camilla Nata e tantissime altre donne. E abbiamo voluto raccontare in maniere diverse, quindi attraverso l'arte, che è il nostro strumento col quale riusciamo a parlare, a raccontare, quindi musica, c'è stato cinema, poesie, letture, veramente tutto a 360 gradi per cercare di raccontare e celebrare questa giornata. E lì appunto ho cantato tre brani di estrazione, due di estrazione brasiliana e una di estrazione portoghese, anche di colonne sonore di alcuni film come Magnage Carnaval, che è appunto una delle colonne sonore del film Orfeo Negro, e A Brisa do Coração, che è un brano bellissimo scritto dal maestro Ennio Morricone, è la colonna sonora del film fantastico portoghese Sostiene Pereira, questo grande giornalista. Anche che, insomma, la ragazza di Ipanema hai fatto. E Garota di Ipanema también, ma insomma dovevamo per forza fare la Garota di Ipanema. È come se tu dici, vengo in Italia e non canto nel blu dipinto di blu. Cantavano, cioè una canzone che fa parte della nostra cultura italiana. Tra l'altro c'era anche il dottore egregio maestro Franco Michalizzi, che voglio dire, no? Sì, è stata, anche lui ha raccontato un po' la sua storia, ci siamo un po' raccontati tutti, e attraverso i racconti personali abbiamo parlato e abbiamo cercato di capire come poter combattere la violenza contro le donne, e in qualche modo spero che ognuno di noi riesca piano piano a cambiare un po' culturalmente la nostra società, che è una cosa di difficile, Maurizio, vero? Non è tanto difficile, è che a me scoccia soltanto uno dei tanti motivi per i quali io sto lottando tra me e anche nel mio piccolo, è che la donna non deve essere ricordata solo il 25 di novembre, cioè questa cosa qua va ricordata tutti i giorni, ma soprattutto dovrebbe essere proprio nel nostro inconscio, nella nostra educazione civile, trattarla in un'altra maniera. Secondo me andrebbe trattata, e questo lo dico che va a discapito anche di contro i maschietti, va trattata meglio dell'uomo. Perché? Perché la donna crea. Esatto. La donna crea. Siamo tutti nati da una donna, ragazzi. Siamo tutti nati da una donna. E quindi chi fa violenza alla donna, prima di far violenza alla donna stessa, se fa violenza a se stesso. Ed è una cosa che veramente mi imbarazza anche, purtroppo, e lo dico, già l'ho detto anche in altre interviste, che noi non dobbiamo far arrivare VIPs o uomini, diciamo donne che comunque si occupano di questo, del mondo dello spettacolo, per sensibilizzare per esempio degli eventi che vanno anche e soprattutto a raccogliere fondi per determinate cose che riguardano le donne. Non c'è bisogno, non dobbiamo appoggiarci a delle personalità, non so come dirlo. Ho capito benissimo. Cioè, è una cosa che deve essere nostra, essere una cosa nostra, nella cultura nostra. Anche ragazzi, interna, Maurizio. Ma nel certo. Senso che io penso questo, che un uovo se lo rompi dall'esterno si rompe, e quando invece viene rotto dall'interno c'è la vita, c'è la nascita. È un altro sapore, chiaro. Questo certo vuol dire che ognuna di noi ha la responsabilità della propria vita e della propria esistenza, quindi non solo
porre l'accento all'esterno, ma anche dentro di noi, perché io credo che tante donne che non hanno gli strumenti per avere una buona autostima si sentono si sentono meno importanti e quindi si fanno anche trattare male, no? Dipende anche da come tu ti poni spesso. Col canto c'è una tecnica che si chiama il belting, che è proprio l'urlo, è quello in cui proprio si urla. L'urlo è liberatorio, Maurizio. Ci sono delle donne che non hanno mai urlato nella propria vita. Quando urlano per la prima volta si mettono a piangere. Piangono perché non hanno mai usato l'urlo per liberarsi, solamente per difendersi o per gridare qualcosa che è un proprio diritto. Non c'è bisogno di, come dici tu appunto, di andare lì a dire contro la violenza delle donne e cercare di renderlo come un evento assurdo. Non mi devo come posso dire, la cosa che più, attenzione perché non mi sento più la cuffia, e la cosa che più mi dà fastidio è che dobbiamo come dire, scritturare personaggi per sensibilizzare e dare modo alla gente di venire a teatro per raccogliere fondi su determinate cose che riguardano ovviamente le donne. In questo caso si parla di violenza sulle donne. E poi io dico una cosa, donne che siete all'ascolto, denunciate. Sì, cioè, ci vuole la parola, bisogna perché... uscire fuori e parlare perché l'amore non è una vergogna, tutt'altro, non è una vergogna, anzi, è l'esatto contrario. Non dovete aver paura di denunciare i vostri soprusi, perché di questo si sta parlando, e lo dico a tutte le donne, non soltanto alle donne adulte, attenzione, stiamo parlando delle donne in generale, perché ho saputo delle cose che veramente neanche a parlarne mi vengono i brividi, quindi lasciamo stare, perché ti ripeto, il 25 ero in, una, in un evento proprio simile al tuo e ho parlato con ragazze, con bambine, ragazze, cose che veramente mi vengono i brividi solo a ricordarlo, quindi certo, che purtroppo mi, all'ordine del giorno mi faccio schifo come uomo, posso dirlo? Mi faccio schifo, guarda, come uomo, perché purtroppo ne faccio parte, ma per fortuna tutti gli uomini non sono così. No, assolutamente, anzi, devo dire che l'amore fa paura, amare l'altro, accogliere l'altro è come accogliere se stessi, accogliere l'altro è la stessa cosa. Quando tu fai male a qualcuno, in realtà fai male a te stesso, perché noi nasciamo per essere felici e per amare e per essere amati in maniera incondizionata. Certo. Quindi questo fa paura. Fa paura vedere che qualcuno può amarti in maniera libera e allora a quel punto pensi che fargli violenza la porti vicino a te, mentre invece allontana te stesso, anche da te stesso in primis. Sono d'accordo con te. Pamela, rimani qualche altro minuto, andiamo in pubblicità, sì, certo, poi rientriamo con un'altra tua bella canzone, dai. Bye.
che fantastico Maurizio che mi fa gli sciaccherini. Forse. Non ce l'ho, guarda, se sennò. Ma l'hai fatto benissimo. Io non fumo, quindi non ho sciaccherini. Vabbè, si può fare, si può fare. Senti, queste che cosa fanno? Parte di un album, di qualcosa? Questo brano è scritto con Paolo Vivaldi, sì. Per il film Brutti e Cattivi con la regia di Gomez, dove c'era appunto come protagonista Claudio Santamaria. Lo ricordo benissimo, sì. Brutti e Cattivi. E questo brano l'abbiamo scritto, è dentro il film, e l'abbiamo fatto in portoghese. A vida vai rolare, un'espressione che in Brasile si usa tantissimo, cioè la vita scorre, ma soprattutto scorre veloce, scorre felicemente, mm-hmm. ecco, e quindi ha tutto il sapore del Brasile dentro. Vedo che scegli tutti i brani che ti ispirano, eh? Vabbè, sì, dai, su, cioè, che ci fanno ballare. Che ci fanno ballare, insomma, la classica bossa, la classica. A me piace molto, questo genere di musica. C'è qualcuno in Italia che lo fa, sì. Usando diciamo questi appoggi diciamo musicali, queste diminuite, accordi particolari che comunque fanno parte del mondo del Brasile. C'è poco da fare, sì. Uno dei pochi era il grande Pino Daniele a fare queste lui cose molto vicino al Brasile, sì. Ha fatto tanti brani, a parte in tutti i suoi arrangiamenti c'erano gli accordi che si allontanavano molto dalla musica italiana, sì. Insomma, quella diciamo le none, sentita, le quinte, le settime, ecco, sì, usciva fuori queste, cioè, estensioni bellissime che chiaramente ti portano subito al Brasile, sì. Lui è stato uno dei migliori, diciamo, dei più grandi che... Poi ci sono tanti artisti, mi viene in mente Lavanoni, per esempio, che canta molto il pianeta, diciamo, brasiliano. Beh, no? Lei ha Sud avuto America. La fortuna di fare questo disco fantastico con De Moraes, sì. La voglia alla pazzia, che insomma è diventato il disco più importante, che ha visto una collaborazione della nostra italianissima Ornella Vanoni con i più grandi artisti brasiliani, quindi dal sapore, ma anche Fiorella Mannoia, insomma, sì, ha fatto un disco... Sì. Che appunto ha coinvolto i brasiliani. Quando c'è in mezzo il Brasile accade qualche magia, automaticamente tutti quanti mi dicono: mi arriva un'emozione fantastica nonostante io non sappia minimamente cosa stai dicendo. E questo, io da una parte mi fa felice, dall'altra un po' di anni fa ho pensato: no, c'è bisogno che anche in Italia mi capiscano, certo. E allora ho iniziato a prendere i brani e fare gli adattamenti nella lingua italiana, certo. E quindi spessissimo durante i concerti li canto a metà strada, cioè metà in italiano, metà in portoghese. Bello però, bello. Sì, l'ho fatto con un brano che amo tantissimo, che è Notturno di Maurizio Fabrizio. E adesso, infatti, che ti volevo... saluto, sì, sì. Sì, sì, ti volevo proprio lasciare con questo brano qua, perché è molto particolare. Ah, è vero, te l'ho mandato, ok. Sì, per sì, c'ho tutto. Ah, tutto, c'hai tutto. Quello... Ho informato, c'ho tutto. Questi brani che a volte ti viene automaticamente e senti che mettendo delle parole in portoghese il brano esplode ancora di, sì, più, se ce ne sia bisogno, perché insomma ho fatto Estate di Bruno Martino, insomma, ecco. Era assurdo che non ci fosse una versione. Tu sapevi che Estate in portoghese non l'hanno mai fatta? No. E l'ho fatta io in portoghese, in realtà l'hanno fatta, trova, sempre, certo, in italiano. Si trova? Guarda, la metterò nel disco che stiamo preparando. Infatti quello ti volevo dire, c'è un album, sì, in arrivo? Ci sarà in arrivo, stiamo preparando tempo? Dei brani e, diciamo, in primavera principalmente. Vabbè, allora torni in primavera, sì, lo presenterai, sì, tra qua. Poco, ci saranno delle grandi sorprese. Ecco, infatti proprio quello che ti volevo chiedere prima di lasciarci, Pamela. Prossimi impegni? Allora, devo tornare sicuramente a Mosca, perché lavoro da un po' di anni con la Federazione Russa e spessissimo mi invitano, e quindi ho da tornare a Mosca sempre per concerti, e poi Milano a dicembre ho un paio di eventi sempre nella moda. Nella moda di milanese. Senti un attimo, tu parli anche in russo? Io canto in russo. Perché lavorando con i russi, russo, ragazzi, cioè, mi fa sentire un pezzo, aspetta, una cosa che ti viene in mente. Valenki, chichita, valenki, oi dagni paciti starienki. Mamma mia. Poi il resto. E poi no, in realtà la cosa che ti farebbe più paura è cantare in armeno. No. Sì. Davvero? Hai fatto una, no, faccia. Aspetta che vada, fammi sentire qualcosa. Allora, in armeno hai? Guarda, in armeno è... Ov sirun sirun, ov sirun sirun, in chumotei tsar,
Zucht is karniken, in zo je mazag, mien mengt siro, jes ke siretsi, bijt stu aniraf, dava janesi. Wow, è fantastico. Ma allora, diciamo che questo è più vicino alla nostra melodia italiana. Un po', no? Questi. Sì, sì. Questa, almeno questa melodia, questa linea melodica. Sì, una melodia che ricorda moltissimo la musica italiana, sì, dai. Popolare, sì. Pop. E loro, gli armeni, ci amano molto. Io sono molto amica degli armeni, della comunità armena. Infatti, qui il mio anello rappresenta il simbolo dell'eternità. Vedi? Che è il simbolo proprio che rappresenta l'Armenia, che è un popolo che io amo, che mi ha accolta sempre come veramente un'armena. Infatti, io per omaggiarlo ho imparato a cantare in armeno. Credo di essere l'unica cantante italiana che canta in armeno. In armeno, in russo, in brasiliano, in portoghese. Chiedo scusa perché la lingua è portoghese. In italiano, sei internazionale, Pamela, dai, sei internazionale. Molto obrigada, grazie. Thank you very much. Thank you very much. E io ti aspetto per la prossima volta, ci lasciamo con Notturno. Grazie Maurizio. E quando poi, quando poi tu sarai chiaramente in uscita con l'album, tanto adesso ti lascio il mio contatto, dove scappi? Okay, grazie a Maurizio Martinelli a e Radio Italia anni 60, perché veramente abbiamo fatto una chiacchierata e qui ci si sente veramente a casa, devo grazie, dire. Grazie, il complimento più bello. Ti lascio con Notturno, però rimanete con noi che tra un po' arriva anche Marco Armani, oggi tutta musica. E questa è fantastica, io me la sono lasciata proprio come chicca, ultima, perché... molto 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 bella ed emozionante veramente. Sì, saluto Maurizio Fabrizio che è un mio amico e c'è anche una sorpresa in realtà, sì? Non possiamo dire niente, ma sì. Insomma, intanto salutiamo anche Gino Presta che ci sta. Gino, caro, ecco. Caro Gino Presta, io ti voglio bene. Ecco. Come mi chiami tu, tesorone? Ecco. Sono qui, ecco qua. Allora, grazie davvero Pamela D'Amico, un abbraccio, in bocca al lupo per tutto davvero, che te lo merito, sei un'artista straordinaria. Grazie, e noi ci ascoltiamo Notturno, eccola qua, bellissima questa versione, fantastica.